Un saluto, ben ritrovati, buona giornata, nonostante appunto un risultato sicuramente amaro. Vi ricordo come sempre di lasciare un like e commentare numerosi in questa zona. Prima di entrare nel vivo del video, vi volevo annunciare che abbiamo una nuova collaborazione con OneFootball, nuovo sponsor del nostro canale, che è sponsor anche della AC Milan, un motivo in più appunto per scaricare l'app che vi metto nel link qui sotto. Avrete la possibilità di avere aggiornamenti tutti i giorni, a tutte le ore sul Milan. Si può personalizzare a seconda della vostra squadra del cuore, c'è cioè l'AC Milan, e anche la possibilità di vedere comodamente dal divano, entrando nell'app, gli highlights del Milan, sponsor del Milan. Quindi a maggior ragione scaricate l'app dal link che vi metto qui sotto nella descrizione. Mi raccomando, fatelo numerosi. Avete visto magari, se l'avete già, gli highlights del Milan, che sono sicuramente un colpo brutto. Brutto perché avevamo giocato fino a quel momento molto bene, era stata preparata molto bene dal punto di vista tattico la partita da Mister Pioli. Poi nel finale quell'1-2 pazzesco, sul quale abbiamo sicuramente delle responsabilità. In generale va detto che è stata una gara in cui abbiamo avuto sempre il pallino, abbiamo rischiato zero, però negli ultimi minuti abbiamo prodotto un po' poco. Mentre con la Salernitana abbiamo creato tanto ma sprecato, ieri abbiamo creato poco ma siamo stati cinici. Purtroppo poi nel finale su palla inattiva abbiamo sofferto la caratteristica, la qualità migliore della Roma, che è proprio quella della palla inattiva. Ho una mia lettura, ho individuato forse anche delle obiezioni rispetto all'operato di Mister Pioli, che spesso ho celebrato. Questa volta invece, insomma, mi sento di muovergli qualche critica, che voglio capire con voi se condividerete oppure no. Detto questo, fortunatamente venerdì c'è Napoli-Juve, e quindi se noi si vince si ristabilisce quella che poteva essere la classifica. È un peccato perché è un'occasione persa, soprattutto pareggiare una partita del genere sa di sconfitta per come è arrivata. E una vittoria ieri ci avrebbe dato quella spinta ulteriore a livello anche emotivo che serve in un campionato. Detto questo, insomma, non piangiamoci addosso, anche se l'umore oggi sicuramente non può essere positivo, ma magari qualcosa ce lo renderà positivo oggi. Voglio andare subito nel dettaglio con le pagelle. Tatarusano ha fatto delle uscite efficaci. E poi sul gol ieri, sui due gol. Ieri poi un amico, mister Carlo Pinali, mi diceva secondo lui poteva fare meglio sul gol in cui lui respinge. Mi sono fatto un po' condizionare rivedendolo, secondo me invece non ha grandi colpe. Aveva fatto anche una bella parata, mediamente per me è una partita da 6 e mezzo. Calabria ha fatto molto bene, è stato superato soltanto una volta da Zielinski, è stato attento dietro con i suoi diagonali difensivi provvidenziali, ha fatto un bel cross per Giroud con la palla poi messa alta. Ripeto, c'è un voto, ci sono dei voti positivi perché per 85, per 84 minuti siamo stati sul pezzo come si deve. Per me ha fatto una partita comunque molto attenta, da 6 e mezzo, se non 7. Kalulu, attento anche lui, ha segnato un gol importante, poi ha salvato su Zaniolo quell'anticipo con la palla che arriva dalla sinistra, credo da Ebram, e l'anticipo che vale come un gol. Attento, sui due gol secondo me non rientra granché nelle responsabilità. Per me è stata una partita molto buona, gli devo dare un 7,5 perché ha anche segnato e ha fatto quel salvataggio. Tomori, fino ai loro gol, secondo me anche lui perfetto, attento, andava, non si faceva saltare, aggressivo, faceva ripartire l'azione. Sul gol lì, i due gol, inizialmente Tonali che perde l'uomo, poi lui che non ci arriva di un soffio, è sicuramente nelle responsabilità, per questo gli do 6, sarebbe stato senza quegli episodi un voto più alto. Teo ha fatto ammonire Celik, ha fatto ammonire Zaniolo, ha provato con un sinistro respinto da Rui Patricio. Nel secondo tempo poi magari ne avevo un po' meno, però mi era piaciuto. Gli ho dato un 6 e mezzo, secondo me ha fatto una buona partita. Tomori
Tonali, quel colpo di testa a lato all'inizio, mi è piaciuto quando Saelemaekers protesta, loro vergognosi che vanno a protestare in 5 quando viene ammonito Celik, che è un'ammonizione sacrosanta. Mi è piaciuto quando da leader Saelemaekers protesta, lui lo caccia via, perché non dovevamo scendere noi a quel livello e innervosirci. Non è stata poi una prova straordinaria. Nel secondo tempo, su quei due gol, perde Matic, anche Ibañez, marcatura un po' particolare, magari lì andava messo un giocatore diverso, poteva essere Pobega a quel punto. Gli do 6. Bennacer, purtroppo, quando esce Ismael Bennacer, si spegne la luce. Ha fatto una grande partita. Lupin ha recuperato una quantità industriale di palle. Ha fatto un lancio, un cioccolatino per Leao che poi gestisce male, calcia di sinistro alto. Un tiro con il contagiri davvero favoloso. E è una partita da 7 per Bennacer. Poteva rimanere, forse Pioli aveva paura, con Tonali già squalificato, di perdere pure lui. Saelemaekers ha fatto una bella partita, secondo me, è stato vivace, andava tra le linee, non dava riferimenti, ha fatto un bel cross per Giroud pure lui, ha corso tanto, andava a raddoppiare sui loro giocatori. Per me ha fatto una partita da 7 pure lui. Secondo me ha fatto una bella partita. E quando lui gioca bene c'è il piolismo, no? Anche Brahim Díaz non aveva fatto affatto male. Ha avuto con un paio di occasioni tiro da fuori, una volta centrale, un'altra volta lato. Poi ha fatto un gran bel tacco per Saelemaekers con quell'inserimento. Andava a recuperare palla, pressava. Quando Pioli l'ha tolto, stava facendo bene, stava dando fastidio tra le linee. Andava a recuperare anche palla. Io ho dato 7 pure a lui. Leao non in una grande serata, eh. Leao non in una grande serata, però ha fatto l'assist a Pobega, ha provato con qualche scorribanda sulla sinistra, ha sfruttato male quella palla col contagiri di Bennacer. Complessivamente gli do 6,5, aveva fatto anche quel cross con la palla sulla testa di Tonali all'inizio, dopo 2 minuti, e l'assist a Pobega, 6,5 per questo, non una grande serata comunque. Giroud, provato con la sponda di testa con Smalling che anticipa Diaz, qualche sponda, colpo di testa con la palla poi centrale, e poi non è stato sottolineato, quando segna Pobega, bravo Leao a fare l'assist, ma bravo Giroud che porta via l'uomo con il taglio e lascia poi Pobega davanti al portiere. Complessivamente gli do 6. È un po' con la lingua di fuori, ci sta. Pobega è entrato, dato sostanza. Il gol non banale è un gol importante che sembrava farci stare tutti tranquilli, invece no, gli do 7. Vranks, purtroppo, sapete che io sono un estimatore di Vranks, ieri troppo frenetico, troppi falli. Quel fallo su Dybala, che è lì che non aspetta altro, spalle oltretutto alla porta, è una sciocchezza, un'ingenuità che dà a loro la possibilità di giocare una palla inattiva sulla quale loro fanno la differenza. Quindi purtroppo devo dare 5,5 perché, come ha detto Calabria, certi falli non devono essere concessi. De Ketelaere ha toccato un pallone in 12 minuti. Guardavo lo scout, 0-0-0-0-0. Purtroppo anche lui è da 5 e mezzo. Gabbia 6. Voglio arrivare con voi da Mister Pioli. Pioli l'aveva preparata tatticamente, secondo me, molto bene. La Roma ha creato 0. Abbiamo subito 0. Però poi hai fatto 4 cambi conservativi. Su 1-0 stai un po' subendo. Se metti Pobega al posto di Brahim Diaz, poi Pobega segna, stai dicendo alla squadra: difendiamoci, e stai arretrando. Poi togli Giroud qualche palla là davanti, provava a tenerla. Giroud soprattutto sulle palle inattive è
l'uomo che si posiziona lì e spesso certe palle non passano. Purtroppo, De Ketelaere non è quella cosa lì, non ce l'ha, pur avendo statura, non basta avere la statura. Sulle palle alte, e loro ci avevamo una certezza. L'unica possibilità per loro di fare gol era su una palla inattiva. Altrimenti non ci avrebbero fatto mai gol perché ci stavamo difendendo benissimo. Dall'altra parte, passi la difesa 3 mettendo gabbia. Secondo me non era il caso, nel senso che ti sei snaturato, sono saltate un po' anche le marcature e ti sei messo in area. E se ti metti in area, noi non sappiamo difenderci in area. Noi ci difendiamo più alti. Se ti difendi in area, ti stai concedendo alla Roma. Poi, a quel punto, io avrei messo piuttosto Ciao, che sulle palle alte è davvero insuperabile. Ciao è una pertica, è più alto anche di gabbia, è uno che sulle palle alte è insuperabile. Piuttosto avrei messo lui. In generale non sarei passato la difesa 3 quando comunque, fino a quel momento, non stavi subendo zero. Eri ben messo dietro. Non sarei mai passato la difesa 3 perché in quel momento hai tolto certezze, hai fatto un minestrone che nella finalità doveva essere qualcosa di buono perché metto centimetri, difendo con un difensore in più. In termini pratici, ti sei consegnato a loro, ti sei messo nell'area e nell'area il Milan non si sa difendere. Poi in generale va detto che c'è un crollo atletico intorno ai 65-70, è successo un po' anche con la Salernitana. Che deve far riflettere. Purtroppo preparata bene, corretta male nel finale. Poi nessuno aveva l'idea, questi ci fanno due gol. Però non bisogna snaturarsi e magari sull'1-0 dovevi pensare, probabilmente io Diaz non l'avrei tolto. Magari si poteva pensare di togliere Tonali, che era già ammonito. E mettere lì Pobega magari, ecco una mia idea. Ma intanto in quel momento lascia Brain che gli dà fastidio. Poi trovi il gol del 2-0, no? Gol del 2-0, se tu continui a giocare così, comunque qualcosa puoi fare ancora, puoi creare ancora dopo il 2-0. Invece abbiamo smesso, consegnati, è andata così. Poi ritengo che, guardiamoci negli occhi, una partita del genere succede una volta ogni 100. Ieri purtroppo era quella volta, ci avevo messo del nostro, certi falli non vanno fatti e forse certe scelte sono state sbagliate. Per questo Pioli do un 7 per come è stata preparata la partita, do un 5 per quei cambi, complessivamente il 6 c'è, anche se pesano molto quei due gol presi nel finale che oggi ci fanno sicuramente arrabbiare. Questa è la situazione, ragazzi. Ora si pensa ovviamente alla Coppa Italia, alle prossime. È difficile, è difficile, è un sali e scendi e quindi vediamo che cosa succede. Con Lecce non sarà facile, vediamo cosa fanno gli altri venerdì. Peccato, un gran peccato, è pazzesco che sia finito in parità. Pazzesco perché quella vittoria ci avrebbe dato, insomma, spinta, punti, umore, consapevolezza. Tutti abbiamo pensato che bel Milan. Sembrava fino al 60esimo, ricordava il Milan anche tignoso della scorsa stagione, delle ultime 10-11 partite, no? Che subiva a zero. Peccato aver rovinato in quel modo. Ci potevano fare gol soltanto così e forse gli abbiamo permesso un po' troppo. Calci di punizione e magari certe scelte che a Pioli do 6 in meno complessivamente. Ditemi che cosa ne pensate. Vi ricordo di iscrivervi in questa zona, attivate la campanella, lasciate comunque un like se tifate Milan e sperate in una pronta reazione. Peccato. Ciao ragazzi. Scaricate l'app, mi raccomando, qui sotto di OneFootball.